Ciao a tutti, guerriere, guerriere Sailor, sono Ferdinando, sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo primo video del 2024, sì, il 18-19 gennaio 2024, perché tra lavoro, mia madre che è tornata a casa, non ho più casa libera, quindi da solo. Prima di che mi dimentico, nella nuova immagine di profilo del canale YouTube ho messo un piccolo regalo da parte dello YouTuber Sergio Livorsi, che è un disegno di me stesso in versione cartone con lo sfondo dei pianeti. Ha fatto sia su TikTok, su altri social, diciamo che è stato apprezzato, e quindi sì, mi è arrivato anche l'SMS delle Poste Italiane, perché c'è un altro pacco da Vinted in arrivo con una mia amica che di Instagram, che ha un profilo Instagram. Poi vi racconterò quando nel prossimo video, che poi i regali di Natale, diciamo che saranno i regali di Natale. Quindi io sono in questa versione cartonizzata. Dopo 8 anni, 7 anni, ho detto cambio immagine, volevo un'immagine personalizzata di me stesso. È uscito nel canale di Enrico Nicoletti, poi ve lo metto qui nel link, la mia intervista podcast. È stata un'esperienza molto simile, cioè molto diversa, sentire la mia voce, non vedermi, su un altro canale. E ora il tema di questo video sarebbe quello del video precedente, lettura manga di novembre e dicembre, e abbiamo 2 mesi, ragazzi, 2 mesi. E di questo mese abbiamo l'ultimo capitolo di Miti e Leggende, ovviamente, per concludere, e mi sono dimenticato di prendere un altro manga. Ed eccomi qui. Questo era il novembre, l'ho posato perché sto mostrando sempre questo primo volume dei miti e leggende giapponesi, e Sand Tale volume 2 capitolo 9, e sono bloccato nel nuovo social, dopo il canale WhatsApp, un altro nuovo social. Ho detto che io sono bloccato a leggere Sand Tale tra riassunti per recensione, manga YouTube, per YouTube, lavoro, mia madre, tempo a disposizione. Ho trovato questo capitolo molto bello e ora mi mancherebbe da leggere dal capitolo 10 in poi. E questo, diciamo così, conclude le letture manga di novembre. Passiamo a dicembre. Scusate. A dicembre avevamo di nuovo questo, l'anime cult dossier di Sailor Moon, che alla fine l'ho letto a gennaio, pensate un po'. E questi sono quelli là che devono essere, che abbiamo detto. Ok, questo si è rovinato, Madonna, devo stare attento. Miti e leggende giapponesi, capitolo 4 e capitolo 5. Quindi io in precedenza, quella di novembre, avevo, però non l'ho segnato. Che testa che ho. Probabilmente io avevo letto i primi 3 capitoli, perché sono 5 capitoli. Ho trovato interessante questa uscita. Pensate un po' che questa era uscita a settembre 2023 della RBA. A prezzo di 9,99 sempre, è molto, per 60 uscite. Io non so se occorrerà un anno, 2 anni per completare questa opera, come era successo con il corso di spagnolo tanti anni fa della De Agostini, che io pagavo anche i bollettini, all'epoca andavo all'università. Poi lo spagnolo non mi è servito perché non posso fare 2 lingue, non potevo fare 2 lingue per l'università. I disegni sono molto apprezzati, diciamo così, ad una senza volto, e questo, diciamo così, che lo apprezzo molto. E infine, a dicembre, ho letto, e questo si parlava nella,
né nel canale, nell'intervista podcast di Arrigo, di questa mia passione per la Disney, che è iniziata dal 2021, ma precedentemente avevo fatto una rubrica che si chiamava I preferiti Disney, prima del 2021, quando iniziò a prendere le carte napoletane della Walt Disney, iniziai a portare Topolino, la saga della spada di ghiaccio, perché con questi tre Topolino non si vede niente. Uno, due e tre. Questo è il sesto episodio diviso in tre parti. Sono riuscito a leggere quello. Non ho preso il calendario dell'avvento perché costava tanto. E nei regali di Natale vedrete questi tre oggetti. Questi ce li ho tutti. Io dovrò iniziare a leggere questo oggi, a gennaio. Questo è un puzzle che è nei regali di Natale. Già vi spoilerò. E anche questo. Questo poi ha un video, non solo dei regali di Natale, ha un video separato, sempre in questo palinsesto. Vedremo anche il secondo puzzle natalizio. La storia l'ho trovata molto bella, ma anche il Ductopia. Che io sono fermo perché se non faccio il video c'è la terza parte in questo nella confezione. Comunque sono molto molto contento di aver letto questi Ductopia e ovviamente le letture che mi interessavano. Ora questo mese sarà un po' un casino. Io ho il telefono morto, quindi il power bank mi ha abbandonato. Devo accorciare il video, diciamo così. Se non fan, si è affiliata ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys. Amazon, che poi non metto mai questa wishlist. Andate anche a vedere lo youtuber Sergio Livorsi e lo youtuber con l'intervista podcast nel canale di Arrigo. Li trovate sempre nell'info box. Il mio blog. Noi ci vediamo appunto con il secondo video di questo palinsesto gennaio-febbraio 2024. Sono i regali di Natale, che c'ho ancora una busta lì a terra, e quindi io sinceramente non ho avuto tempo di registrare. Tra mia madre che è tornata dopo una settimana di assenza, il lavoro purtroppo che arrivo tardi. Come l'ho detto anche nell'intervista podcast, voi, quelli pochi che mi seguono, se ne sono accorti che io da quando lavoro non riesco più a mettere dei video. E quindi ora è uscita mia madre, ne ho approfittato perché mia madre, televisione, cellulare, YouTube, video su YouTube, su questo mi mette un po' di copyright, ecco perché evito sempre di registrare. Ho allungato il video. Noi ci vediamo nel prossimo video che sono i regali di Natale. Ecco perché ho messo la mania di Natale. Ciao ragazze!